Introdotti gli aminoacidi e memorizzate le strutture chimiche delle catene laterali dei 20 più comuni, cominciamo adesso ad unire più aminoacidi insieme. L'unione di due aminoacidi forma un dipeptide. Quella di più aminoacidi forma un polipeptide. Una proteina può essere costituita da uno o più polipeptidi. Ma come si uniscono due aminoacidi? Ovviamente attraverso un legame covalente carbonio-azoto, che viene detto legame peptidico. Il legame peptidico si instaura attraverso una reazione di condensazione, cioè con perdita di una molecola di acqua, tra il carbonio del gruppo carbossilico di un amminoacido e l'azoto del gruppo amminico di un altro amminoacido. Gli atomi coinvolti nel legame peptidico vengono definiti gruppo peptidico. Questo è composto da l'atomo di carbonio facente parte del carbonilico proveniente dal primo amminoacido, l'atomo di ossigeno facente parte del gruppo carbonilico proveniente dal primo amminoacido, l'atomo di azoto facente parte del gruppo amminico proveniente dal secondo amminoacido, l'atomo di idrogeno facente parte del gruppo amminico proveniente dal secondo amminoacido. Adesso è il momento di analizzare le peculiari caratteristiche del legame peptidico. Per aiutarvi a capirle, pensate al legame peptidico come se fosse un legame doppio. Potete pensarci perché, nonostante il legame tra carbonio e azoto sia in realtà singolo, esso ha un parziale carattere di legame doppio. Spiegarvi perché sarebbe complesso e andrebbe oltre gli obiettivi di un corso di biologia. Ad ogni modo, il legame peptidico è planare e questo significa che tutti gli atomi del gruppo peptidico si trovano su uno stesso piano. Se il legame peptidico è planare, esistono due isomeri possibili: l'atomo di ossigeno del gruppo carbonilico e l'atomo di idrogeno del gruppo amminico potrebbero posizionarsi in cis o in trans. Bene, si posizionano in trans. Perché? Perché in cis si darebbero ingombro l'uno con l'altro, o per dirla in termini tecnici, per ingombro sterico. È rigido e questo significa che gli atomi non possono ruotare intorno ai legami del gruppo peptidico. La rotazione degli atomi è permessa solo intorno ai legami singoli tra il carbonio alfa e il carbonio del gruppo carbonilico o tra l'azoto e il carbonio alfa. Bene, abbiamo formato un dipeptide. Passiamo ai polipeptidi. Capite bene che con 20 amminoacidi a disposizione, la varietà delle sequenze amminoacidiche che si possono ottenere in una catena polipeptidica è quasi infinita. Ogni polipeptide è quindi costituito da una sua peculiare sequenza di amminoacidi. Importanti sono le estremità. Una N-terminale, quella in cui è libero il gruppo amminico, e una C-terminale, quella in cui è libero il gruppo carbossilico. Per ora per convenzione, ma in futuro capiremo anche perché, l'estremità N-terminale si scrive a sinistra e quella C-terminale a destra. Abbiamo detto che ogni proteina è costituita da uno o più polipeptidi, ognuno con la sua sequenza amminoacidica. Le sequenze amminoacidiche di ciascuna catena polipeptidica di cui è composta una proteina sono responsabili della struttura tridimensionale della proteina totale. Abbiamo accennato alle limitazioni date dalle caratteristiche del legame peptidico, ma un polipeptide può comunque posizionarsi spazialmente in svariate conformazioni diverse. Tutti gli stati strutturali che è possibile ottenere senza la rottura di legami covalenti. Solo una o poche delle innumerevoli conformazioni teoricamente possibili però renderà la proteina funzionale. Le proteine che si trovano nella conformazione funzionale vengono dette native.
distinguiamo quattro livelli di organizzazione strutturale proteica che portano progressivamente alla conformazione nativa. Vediamoli partendo dal concetto già espresso che una proteina può essere costituita da una o più catene polipeptidiche. La struttura primaria di ogni polipeptide non è altro che la sua sequenza aminoacidica, che con una similitudine ormai trita-ritrita ma estremamente funzionale può essere paragonata a un filo di perle. Ogni amminoacido è una perla, la struttura primaria è la collana in toto. Ora, un polipeptide si ripiega in un modo o in un altro in base alle caratteristiche delle catene laterali degli amminoacidi presenti nella sua struttura primaria. Per fare un esempio, i residui idrofobici, i gruppi R non polari, tenderanno a portarsi verso l'interno della proteina, dove possono essere ben lontani dall'acqua. Alcune regioni di un polipeptide, poi, sono organizzate in regolari strutture secondarie, con formazioni locali di alcune parti di un polipeptide, appunto. I principali tipi di struttura secondaria sono due, alfa elica e foglietto beta ripiegato. Una alfa elica è una regione in cui lo scheletro del polipeptide si avvolge strettamente e in maniera uniforme a un immaginario asse longitudinale con le catene laterali degli amminoacidi che sporgono verso l'esterno di questa spirale. La stabilità dell'intera alfa elica è data dalla formazione di legami a idrogeno tra una spira e quella successiva. Questi legami a idrogeno si formano tra l'atomo di idrogeno di un gruppo amminico e l'atomo di ossigeno di un gruppo carbonilico. L'avvolgimento intorno all'immaginario asse è sempre destrorso, in senso antiorario, e non tutti i polipeptidi possono formare un'alfa elica stabile. Questo dipende dalla struttura primaria del polipeptide stesso. Gli amminoacidi prolina circolare e glicina R uguale H, quindi piccolissimo, ad esempio, sono limitanti per la formazione di un'alfa elica. La conformazione ad alfa elica è alla base della formazione delle proteine fibrose, proteine dotate di buona elasticità e resistenza, adatte a ruoli strutturali. Esempi di proteine fibrose sono la cheratina dei capelli e il collagene dei tendini, che, come accennato nella lezione 21, sono due esempi di proteine strutturali. Nella conformazione a foglietto beta ripiegato, troviamo una di fianco all'altra regioni diverse di una catena polipeptidica ripiegata su se stessa, o anche regioni diverse di più catene polipeptidiche. Lo scheletro amminoacidico del polipeptide ha un andamento a zigzag. Le catene laterali degli amminoacidi sporgono dalla struttura secondaria alternativamente da una parte e dall'altra di essa. Il foglietto beta è stabilizzato dai legami idrogeno che si instaurano tra l'atomo di idrogeno di un gruppo amminico e l'atomo di ossigeno di un gruppo carbonilico, presenti regioni diverse della catena polipeptidica che si trovano spazialmente adiacenti. Se l'amminoacido glicina è limitante per la formazione di strutture ad alfa elica, nei foglietti beta lo stesso amminoacido è molto abbondante proprio perché di piccole dimensioni e quindi poco ingombrante. Un altro amminoacido molto comune nei foglietti beta è, indovinate un po', la prolina, perché la sua struttura permette alla catena di effettuare cambi di direzione molto stretti. Le curve, no? La conformazione a foglietto beta è tipica delle proteine globulari, che sono proteine compatte e forti. Gli enzimi, proteine catalitiche, che catalizzano reazioni chimiche che altrimenti avverrebbero troppo lentamente, sono i migliori esempi di proteine globulari. Precisiamo che è molto comune che uno stesso polipeptide abbia regioni con una struttura secondaria ad alfa elica e regioni con una struttura secondaria a foglietto beta.
La struttura terziaria è la forma complessiva assunta da ciascuna catena polipeptidica e definisce la disposizione nello spazio tridimensionale di tutti gli atomi della struttura primaria. La struttura terziaria è determinata dalle interazioni che si instaurano tra i gruppi laterali degli amminoacidi. A differenza della struttura secondaria, però, nella terziaria si tiene conto delle interazioni a lungo raggio nella sequenza amminoacidica. Due amminoacidi che interagiscono nella struttura terziaria possono non essere contigui nella struttura primaria, ma vicini ad opera della struttura secondaria. Queste interazioni a lungo raggio possono essere interazioni deboli, ma anche legami ionici e covalenti. Parliamo di legami a idrogeno tra diversi gruppi R, interazioni idrofobiche dovute alla tendenza dei gruppi R degli amminoacidi apolari di posizionare le loro catene laterali verso l'interno della struttura proteica, legami ionici tra gruppi R carichi positivamente e gruppi R carichi negativamente, legami covalenti detti ponti di solfuro. I ponti di solfuro li avevamo già discussi nella lezione sui gruppi funzionali, parlando di come il gruppo sulfidrilico sia tipico dell'amminoacido cisteina. Adesso sappiamo che tipico significa parte della catena laterale. Ripetiamo che quando due cisteine si trovano vicine nella struttura tridimensionale, i due gruppi sulfidrilici possono reagire tra loro e formare un ponte di solfuro. Qui ci metterei una curiosità sui capelli ricci, ma la trovate già sul finire della lezione 14. Ma non associamo i ponti di solfuro solo alla stabilità dei capelli. Essi contribuiscono anche a definire la struttura di proteine di difesa come gli anticorpi. Chiudiamo la nostra dissezione circa la struttura tridimensionale delle proteine parlando di struttura quaternaria. Questa entra in gioco nei casi in cui la proteina funzionale sia composta da più di un polipeptide, da più di una struttura primaria. La struttura quaternaria è la disposizione tridimensionale di ognuna delle catene polipeptidiche che interagiscono tra loro in una proteina, costituita da più polipeptidi. Un classico esempio di proteina con struttura quaternaria è l'emoglobina, una proteina globulare che, come accennato nella lezione 21, è presente nei globuli rossi, lega l'ossigeno e ne permette il trasporto attraverso il sangue. L'emoglobina è una proteina costituita da 4 catene polipeptidiche, ciascuna legata a una molecola contenente ferro chiamata eme. I 4 polipeptidi, con le loro strutture primarie, secondarie e terziarie, sono organizzate tra loro nella struttura quaternaria che vedete in grafica. Parlando di ponti di solfuro, abbiamo accennato agli anticorpi. Strutturalmente ogni anticorpo è una proteina costituita da 4 catene polipeptidiche, 2 leggere e 2 pesanti, unite tra loro da ponti di solfuro. Altri ponti di solfuro creano domini funzionali e strutturali all'interno di ciascuna delle 4 catene. Ed è arrivato il momento di presentarvi IMMU. Eccolo, il peluche che avete intravisto in ogni video. Un anticorpo con il suo antigene. Lo conosceremo meglio in futuro. Mi manca di lasciarvi un concetto, quello di denaturazione proteica. Una proteina denaturata ha perso la sua funzionalità biologica perché ha subito cambiamenti nella conformazione tridimensionale, non è più nella sua conformazione nativa. Questi cambiamenti possono essere causati da eccessivo calore, significative variazioni del pH o trattamento con prodotti chimici. Normalmente una proteina denaturata non può tornare alla sua conformazione nativa. Quando friggete le uova state denaturando con il calore la proteina ovoalbumina, presente con funzione di riserva nell'albume, che da liquida diventa solida. Siete mai riusciti a far tornare liquido l'albume di un uovo fritto? Con la prossima lezione conosceremo gli acidi nucleici, ultimo gruppo di macromolecole di interesse biologico. Restate connessi con me e con la biologia iscrivendovi al canale ed attivando la campanella. Alla prossima e buono studio a tutti!